La sala da ballo è piena dell'eco di suoni, di musica, di eleganza, un'eleganza che oggi non esiste più ma che è ancora imprigionata tra queste mura. La sala da ballo dell'Olivuzza, con la sua ricchezza, con il suo charme, con la sua ricca decorazione, ci dimostra davvero che il lusso e la ricchezza erano anche coniugate a un concetto di bellezza e di raffinatezza che oggi è difficile rinnovare e ritrovare. E non è difficile in questo ambiente davvero rendersi conto, immaginare di come potesse essere importante, come potesse essere davvero considerato un privilegio ricevere un invito per una festa all'Olivuzza. Erano momenti di convivialità in cui non soltanto si incontravano gli elementi della nobiltà, dell'aristocrazia palermitana e siciliana in generale, ma si potevano incontrare anche esponenti della grande nobiltà europea. Anche oggi che ormai c'è silenzio, che queste sale sono avvolte in un clima così ovattato di pace, di tranquillità, non è assolutamente difficile immaginare che cosa dovesse essere i Florio, vivere come principi in un'epoca in cui davvero tutto sembrava possibile.